c'è un costo gigantesco questo. No, ciao, dai, hai voluto fare l'intro, però almeno falla bene, cioè scusa. Allora ti spiego, Loco. Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e ho comprato un museo. Libreria. Questa libreria non è normalissima. Ho comprato un museo e come puoi vedere ci sono delle opere d'arte incredibili. Queste sono tipo, questa è la statua che usò in passato la regina Elisabetta per combattere la battaglia. Cioè era proprio la sua armatura. La battaglia di Magenta? Non lo so, era l'armatura proprio della regina. La battaglia poi guarda, qui c'è il per sedersi se ti fa male il... Esatto. Questa invece si chiama A statua. Questa invece è l'orologio di Stranger Things. Cos'è questo? Allora, questo? È presente il Monte Rushmore? Ne abbiamo staccato un pezzo. Non dirlo a nessuno. In ogni caso... Forse Obama. In ogni caso, c'è un problema. Vedi queste cose qua? Ci hanno rubato quattro cose e dobbiamo andarcene a riprendere. Sai qual è il problema? Che non si trovano nell'epoca odierna, ma oggi dovremo viaggiare nel tempo. Oh mio Dio. E come in Indiana Jones le librerie si aprono. Vieni con me, muoviti, ti mostro ora. Oggi, tra l'altro, dopo una vita che siamo contro, siamo insieme. E dovremo viaggiare nel tempo. Sì. Esattamente. Allora, il primo reperto si trova nello Stone Age. Pensi di riuscire a superare l'età della pietra? Non c'è il telefonino, non c'è la tecnologia, non c'è niente, Io penso, Nico. Andiamo. Allora vai. Direi che non so se bisogna entrare. Entriamo. Sono entrato. Oh mio Dio, Loco, quello è un dinosauro. C'erano dinosauri all'età della pietra. Guarda, qua c'è un po' di roba. Allora, prendiamoci le cose per bene. Okay. Io prendo spada e questo. Ti lascio le frecce quando avrai un arco. Allora, dobbiamo ritrovare, se non sbaglio, l'uovo di dinosauro in questa era storica. Quindi, dov'è che siamo noi? Ok, forse nel canyon hai ragione anche tu. Sì, penso anche io. Allora, lui credo sia erbivoro. Lascialo qua. Spero sia erbivoro. Però, sì, lui è erbivoro. Ne sono sicuro. Riconosci la specie? Certo, è un... espeologo. È un espeologo? Che cosa significa espeologo? È un teschio! E c'è un'iguana! Allora, dice... Tu ti devi permettere mai più, non c'è una banana. Scusa, eccomi! Le pietre! Oddio, sembri tu quando sei dal vivo! Ma io... Cosa? No, beh, un po' ti assomiglia. Oh, una clava questo! Non puoi dire! Ma le persone delle caverne... Non ho mai incontrato i dinosauri! Oh, guarda qua! Oh, cos'è questo? Non lo so. Facciamo così... Facciamo così... No, la mia spada! Ladro! No, me l'hai rubata! Io ti rubo l'armatura. Allora, io non ho cibo. È un problema questa cosa. Allora, tu in teoria hai la runa per aprire questa porta, giusto? Hai tipo una runa fatta così? No, questo? Ti prego, che le banane mi stanno lanciando le banane. Andiamo allora. Oh mio Dio, si muove. Ti muovi? Wow, che figata. Attento alle scimmie che lanciano banane, Loco, credo che questo sia carnivoro. C'è un signore. No, non è carnivoro. Vedi, dici di no? No, fidati di me. Dici 100%. No? Vai tranquillo. Io non ho cibo, grazie. Gentilissimo. Mi lasci le frecce, per favore. Va bene, tieni le frecce. Dici che non è carnivoro? Nico. Era carnivoro. Vieni. Grazie, molto gentile. Prego, voglio... No. Non c'erano gli euro nella preistoria. Non c'erano Ah, è vero, quindi non puoi chiedermi soldi. Dammi, sei... Ce l'ho fatta. Oh, ce l'hai fatta, mamma mia. Va ce l'ho. Va come trema il mondo. Lui mi sa che è cattivo, È un triceratopo. È erbivoro? Anche lui è erbivoro. Certo. Ma in tutto ciò dov'è l'uovo? Questo non è erbivoro. Questo non è erbivoro. Ho un'idea. Ho un'idea. Ho un'idea. Dietro, pagliaccio. Lavoro di squadra. Allora, ascolta. Qua c'è una runa. Quindi dobbiamo cercare una runa. Dove cavolo sarà, però? Questo non me lo fa aprire, vero? Nico, cioè, mi sta mangiando. Questo è un velociraptor, lo riconosco. Oh mio Dio, mio Dio. No, sto morendo. Ho preso fuoco. Sono morto anch'io. Sono vivo. Sono morto. Sei morto. Allora, la runa è dove ci sono i cavernicoli. Ho capito, però ci sono più caverne qua. Proviamo a esplorare tutte velocemente. Dividiamoci. La stessa che si collega. Non insieme. È la stessa. Esplora, aiutami, muoviti. Ho la runa. La vedo. Hai la runa? Non ce l'ho ancora, però sto correndo, sto rushando. Ok, io prendo queste cose e vengo verso Nico, di te allora. Salvami, ti prego. Nico. Ah! Vabbè, hai la runa. Ma c'era una chest. Ma non importa, la chest non ci serve a noi. Vieni qua, muoviti. Scappa, muoviti. Vai. C'è una banana, veloce, c'è un veloce. Sì, combattilo che io sono un arco. Ciao, magari. Buon compleanno. Combatti. Ciao. Mi buon raccomando, compleanno. No, è qui. Quando vuoi. Ma quanti ce ne so di sti cosi. Poi sono bruttissimi. Oh. Tu Nico, lascia, non guardarli. Loco, bravo, devi... ti sto lì. Ma bravo Nico. Sei davvero distratto. Loco, i velociraptor sono arrivati anche qui. Vabbè, lasciali lì, veloci cosi. Cosa ti fanno di male? Sei morto? No, però tu hai due. Vabbè. Allora, Nicola, una, ti svegli. Ah, è la runa. No, scusa, perché stavo guardando i signori che ti seguivano. E morice. Va bene, arrivo io. Muoviti, apri questo portone.
apertura del portone. Ok, questo è il covo dei dinosauri, c'è scritto. Attacca il T-Rex! Attaccalo! Loco, io ho poca vita. Loco, io non ho vita. Loco, io non ho. Nico, attaccalo. Loco, c'è il Velociraptor, mi sta mangiando. Loco, con me. Un Velociraptor ha ucciso Nico 3000. Ce l'ha con me. Devo far tutto io. Ti sta. Mi si è rotta la spada. Ce l'ha con me. Ce l'ha con me. Combatti. Mi si è rotta la spada. Mi si è. Morisce. È morto. Sono fortissimo. È morto? I am the ha droppato l'uovo? T-Rex. Non è che lui droppa le uova. La uova sarà l'uovo. Oh mio Dio, quanti Velociraptor. Oh mio Dio. Trova l'uovo. Ma tu vai a sinistra e prendi il Velociraptor. Io vado a destra, ok? Sono morto. Anche tu, però. La tu che vai a sinistra, che vai a destra, ok? Dobbiamo speedrunnare velocemente perché non ho più armi, io non ho niente, letteralmente. Non so dov'è l'uovo, mi sa. Dov'è l'uovo? Forse sull'albero. Dici? Beh, ci sarebbe perché quello è il nido. Ci sono delle leve da attivare, guarda qua. Una leva, ho attivato una leva. Anch'io ne ho attivata una. Oh mio Dio, quanta gente. Oh mio Dio, quanta gente. Il nido! È crollato il nido! Ce l'ho! Prendi l'uovo, veloce! Ce l'ho! Ho l'uovo! Dobbiamo tornare indietro, sì! Ah, non vedo nulla! Oh! Ok! Abbiamo l'uovo! Andiamo a piazzare st'uovo, muoviti! Siamo fortissimi! Il primo reperto storico lo abbiamo recuperato. Allora, adesso, dopo la tela della pietra, che cos'è che viene? L'Egitto? L'antico Egitto! Forse c'è l'Egitto! Vediamo. Antico Egitto, Egitto. Wow. Ok, dobbiamo tipo fare così. E ora in teoria la macchina è impostata sull'antico Egitto. Andiamo. Ci proviamo? Vieni. Andiamo. Buongiorno. È un cane. Va bene. Ci sta attaccando. No. Tutto te. Non è vero. Nico, c'è un cane faraone. No, Nico. Nico, non ho nulla. Nico. Va bene, ci penso io. Vieni qua. Ok, è morto. Dobbiamo credo entrare lì dentro. Camelo. C'è una mummia. Camelo. Va bene. Allora, questo credo sia un tempio egizio, qualcosa del genere. Questa cosa. E boh. Occhio ai scarafaggi, che è pieno di schifo qua dentro. Scarabei, scarafaggi. Guarda, dai, non sono comunque la stessa famiglia. Ma attaccare ai mob che ci sono, non lasciarli solo. Io in realtà credo che rusherò la piramide. God, il dio del sottoterra? Cosa sono queste cose? Oh. Forse devi rompere i sigilli? Ah sì, e queste barriere creano. Queste piramidi creano tipo una barriera per il faraone. Quindi in teoria facendo così. Ez, ne ho già uccise due io. Io ne ho uccise due, tu una. Io ne ho uccise due, cosa stai dicendo? Io due, tu una. Questa è la mia terza. Sì. Vai, questa è la mia terza, io. Tu hai fatto una. Abbiamo rotto la maledizione. Possiamo entrare dentro, vieni con me. Andiamo, non abbiamo tempo da. Credo che questo sia il faraone. È Anubi. Lo scettro, è lì. È lì davanti lo scettro, muoviti, aiutami. Un attimo, devo prendere. Gli ho tolto. Mi si è rotto la spada. Anubi! Loco, devi usare la tua spada. Loco, la tua spada. No, sono morto anch'io. Sono morto anch'io. Ti prego, dammi la spada. Fai qualcosa, ti prego. Ma tu sei morto. Ah, è morto davvero. Nico, c'è un po' di gente qua. Allora, aspetta, uccidili tutti. Ma io sono. Bravissimo. Io sono l'unico vero faraone. Il faraone è chi ha lo scettro. Guarda chi ha lo scettro. Guarda, vuoi vedere chi ha lo scettro? Vieni qui. Ti mostro subito chi ha lo scettro, perché il potere lo può tenere soltanto una persona, quello che più la merita, ovvero io. Vabbè, lo scettro del faraone, io sono bello, faraone. Ma sì. Che cosa c'è dopo l'Egitto? L'antica Grecia. Secondo me c'è il Medioevo. Oddio, potrebbe esserci anche la Grecia in realtà. Il Medioevo è dopo la Grecia. Però secondo me c'è tipo Medioevo. Ok, no, scherzo, c'è l'antica Grecia. Hai ragione, il Medioevo. C'è Zeus. Potrebbe esserci Zeus, ma per scoprirlo, andiamo! C'è solo una cosa da fare. Ok. Che cosa? Dove siamo? Oh, questo è un labirinto. Oh mio Dio, il labirinto del Minotauro. Le scarpe di Hermes. Ma le possiamo prendere? No, possiamo usarle. Guarda, se le colpisci ti dà praticamente jump boost per dare un'occhiata. Ah, che fico, puoi capire dove sei. Occhio alle trappole per terra, che è pieno di spuntoni che spuntano. Buono. Semini? No, perché giù semini? Semini? Dove sono i semini? Ah, lascia lì, che miei semini. Presi. Oh. Scappe. Loco, le spine ti uccidono. One shot. Ma va, davvero? No, proprio ti distruggo. Ma questo devo ucciderlo? Tu chi c'è? Cosa hai visto? Cosa stai facendo? Ho ucciso una cosa e credo di aver attivato qualcosa. Non lo so, c'era una testa grossa. Io sono davanti, Nico. Tu vai a destra, veloce. Vediamo, Nico, di qua. È giusto? Test? Sì, sei sicuro? Fidati di me. 100%. Prendi cose. Prendi anche gli smeraldi che potrebbero servire. Io semini li prendiamo, ovviamente. Oh, scorpione orribile. Ma dove siamo? Lì c'è un'altra testa.
Dobbiamo uccidere la testa. Oh, ho trovato un tridente. Allora, in teoria, in teoria dovrebbe essere la strada giusta. In pratica non lo so. Non so se è la strada giusta. In realtà qua c'è un blocco di... Ok. Oh, amico mio. Ok, oh mio Dio. Distrailo, distrailo. Sto morto, altro che distrarlo. No, no, tu distrailo. Non vale, tipo, vabbè. Facciamo che non l'ho visto. Sono respawnato, Nico. Ah, ok. Ma Ez. Cioè, in due... In due davvero Ez. Hai rubato la colonna d'Ercole? Vieni qua, andiamo a piazzare le colonne, muoviti. Sali. Con le colonne che sorreggono. Ma il tu mondo. Non sorreggi proprio niente. Guarda, lì, quello. Sono talmente forte che sorreggono. Veloce. Le colonne che sorreggono. Oh il mio mondo. Dio, dobbiamo prendere la spada leggendaria. Abbiamo preso tutto. Vieni, muoviti. Gli effetti sonori. Non. Cioè, vabbè. Allora, non sembra molto la landa a dire. Oh, attento! È un ponte coi buchi. Ma sì che la landa dirà tu? Ma è per forza. È per forza questa. Non mi sembra molto la landa dire Artù. Questa che cos'è? Oh, biscotti. Niente, non li ho presi io, però. Ah. Ciao. Vi va di essere nostre amiche? Allora, io non ho capito in realtà se questi ci odiano buongiorno, o ci amano. Sire, buongiorno, buongiorno. Siamo viaggiatori nel futuro. Nel. Nico! Nico, guarda cosa ho rubato! Andiamo! Oh mio Dio, no, ti prego, posso farlo tutto. Io? Ho sempre desiderato guidare una Ariete. Oddio, che andiamo. Bello. Oddio, Conta che bello. Loco, ci sono quelli che mi stanno arcando. Sono quasi alla porta. Male, Nico. Veloce, veloce. E loco, ci sono questi cosi grossi che mi picchiano. Morto, ok. Tornando. Ok. Distruggilo. Ci sono. Tutto. L'ho spaccato. Ho fatto breccia. Ho fatto la breccia nel Wolmaria. No, muoviti. No. Dobbiamo muoverci. Oh mio Dio. Oh mio Dio, guarda quanti soldati. Oh signore. Allora, dobbiamo trovare la spada. Allora, la spada però non credo sia in questa zona, sai. Fidati di me. Sembra una zona da letto. Dici, sulla torre, tipo. Certo, certo che sì. Non lo so. Non mi sembra un posto in cui nascondere una cosa preziosa. Oh, in realtà sì, perché sopra è difficile da raggiungere. Ma la spada di Re Artù era in una roccia, non sopra un castello. Non era Artù, a quanto pare questo. Allora, Locco, dove sono finito? Ma che cavolo? Siamo in castello? Ma siamo sopra una... Abbiamo sbagliato strada, mi sa. Siamo in cima al castello qua, Nico. Non mi sembra però ci siano delle spade magiche. E dove vuoi andare allora, scusa? Anche se in realtà questo potrebbe essere il corpo centrale. Non ci sono guardi, però. Loco, io sono tornato qua a controllare un attimo il mio ariete. E è ancora tutto intero. Ne vorrei portare uno a casa. Non so se me lo puoi regalare perché... E se vuoi mettere nel tuo museo, però è un po' difficile da trasportare. Vabbè, lo portiamo nella macchina del tempo. Io ho trasportato le colonne che trasportavano il mondo, però ma cioè, perché guarda quanto è bello e possente, grosso. Cioè, è bello. Comunque, una cosa che ho notato è che sopra non c'era nessuna guardia, mentre qui è pieno, quindi la spada è per forza in questa zona. Ma andare dritti, cioè... La spada nella roccia! Te l'ho detto! Re Artù! Ah, ma così Ez? Vabbè. Ovviamente di di persone che possono avere una spada nella roccia e riuscire in strada ce ne sono poche al mondo. E io sono tra quelle. Le colonne che trasporto nel mondo, scusa. Tieni. Io ne ho raccolti tre, tra cui la spada di Artù. Vuol dire che sono il degno guerriero. Abbiamo effettivamente salvato il museo e possiamo... Ma quelli che facevano circo al re. I giullari. Così. Giullare, sono giullare. Si è aperte le porte al mondo. Ora possiamo tornare. Io torno nella preistoria. Ciao. No, sì, perché c'erano... Scusa, ti vado nell'antica. Vabbè, tu vai, vai dove ti. Aspetta, vieni, Loco, vieni qua. Guarda, Loco, vai qui dentro. Bravo. Ok. Vai lì dentro un attimino. Con i dinosauri devo andare. No, no, vai un attimo lì, c'è una cosa segreta. I dinosauri! Andiamo! Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Quello rimane nella preistoria. Adesso devo spaccare. Devo spegnere la macchina. Come si spegne sta roba? Vabbè, basta cambiare era così non tornerà mai più qua. E nulla! Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo.